Ciao, sono Omar. Nel mio canale troverete video in italiano e spagnolo per informare e spiegare in modo semplice gli esami che vengono svolti in risonanza magnetica. Nel video di oggi vorrei fare in modo di evitare di vivere delle brutte esperienze durante l'esame di risonanza magnetica. Lo spunto per questo video mi è venuto rispondendo ai numerosi commenti al video presente nel mio canale YouTube Claustrofobia in risonanza magnetica, 8 consigli. Per chi non l'avesse ancora visto, lascerò il link in descrizione e alla fine del video. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale, grazie mille veramente. Con le vostre iscrizioni al canale, le vostre visualizzazioni, i vostri commenti, avete supportato attivamente il mio canale e il mio lavoro. Per festeggiare i 1000 iscritti raggiunti da poco, creerò una live dove potrò rispondere in diretta a tutte le vostre domande. Nei commenti dei video capisco che può risultare difficile e complicato la ricerca di informazioni, ma rispondendo in diretta alle vostre domande, creerò un legame più facile e diretto con tutti coloro che avranno delle domande riguardanti la risonanza magnetica. Pubblicherò sui vari social network, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn il giorno e l'orario della diretta. Essendo un canale YouTube bilingue, per evitare comprensibile confusione, non svolgerò lo stesso giorno i live in italiano e in spagnolo. Lasciatemi qui sotto nei commenti se ritenete utile fare questa diretta e soprattutto se vi interesserebbe partecipare. Ad oggi ho risposto a tutti i commenti che sono stati fatti ai miei video e vi invito a continuare a farlo. Ma adesso andiamo al vivo di questo video. Rispondendo alle vostre domande, mi sono accorto che per svariati motivi ci sono pazienti che hanno vissuto delle brutte esperienze durante l'esame di risonanza magnetica e ne sono rimasti colpiti negativamente. Vivere una brutta esperienza chiaramente porta a vivere l'esame e eventuali esami futuri con negatività e questo sarebbe molto importante evitarlo. I numerosi questionari di sicurezza che vengono compilati prima di accedere alla risonanza magnetica viene chiesto espressamente se il paziente soffre di claustrofobia. Se il tecnico di radiologia che si occuperà dell'esame è a conoscenza di questa problematica, prenderà a carico con una maggiore sensibilità il paziente. La comunicazione tra paziente e tecnico di radiologia è fondamentale per creare la perfetta alchimia e un rapporto di fiducia per poter svolgere al meglio questo esame che per molte persone può essere molto stressante. Bisogna sottolineare che il tempo a disposizione per trasmettere questa fiducia al paziente non è molto. Il numero sempre maggiore di esami in risonanza magnetica implica sempre un tempo minore da dedicare al paziente. Ecco perché il paziente deve parlare apertamente con il tecnico di radiologia. Non deve avere paura di esprimere le proprie sensazioni, i propri sentimenti e le proprie paure. Sarebbe molto utile se il paziente potesse fare degli esempi concreti di dove ha avuto episodi di claustrofobia. Se, ad esempio, in un esame di risonanza magnetica precedente, oppure entrando in ascensore, oppure se la paura è dovuta a un episodio specifico che ha scaturito la sua claustrofobia, magari in un incidente. Mi sembra corretto segnalare che mi è capitato più volte di avere pazienti che non sapevano di essere claustrofobici. Questo significa che entravano in un ascensore, che non avevano mai avuto episodi particolari e sono stati anche loro sorpresi di avere questa paura, di avere questa fobia entrando all'interno del magnete.
Chiaramente una reazione di questo tipo potrebbe sorprendere sia il paziente, ma anche il tecnico di radiologia responsabile dell'esame. Le paure potrebbero nascere semplicemente dal fatto che non si conosce l'esame che si deve svolgere. Per timore di fare domande non pertinenti, si preferisce rimanere in silenzio, aumentando così l'ansia. Questo silenzio è assolutamente da evitare. Esternando ed esprimendo chiaramente di che cosa si ha paura, sarà più semplice trovare delle soluzioni. Questi sono alcuni aspetti che sarebbero molto utili se il paziente esprimesse chiaramente prima di entrare dentro la risonanza magnetica, prima di entrare all'interno della sala d'esame. Il tecnico di radiologia, come professionista della sanità, da parte sua, deve creare questo rapporto di fiducia, deve entrare in empatia con il paziente, o ci deve almeno provare. Ma cosa voglio dire con entrare in empatia? Faccio un esempio per spiegarmi. La parola stessa claustrofobia significa paura, una fobia degli spazi chiusi. La fobia è una paura incontrollata e inspiegabile. Un altro esempio di fobia è l'aracnofobia, la paura dei ragni. E per quale motivo una persona di 50, 60, 70 kg dovrebbe avere paura di un piccolo ragno grande pochi centimetri? È pur sempre una fobia, cioè una paura inspiegabile, anche se non rappresenta un reale pericolo per la persona. La fobia, per definizione, indica un'irrazionale e persistente paura, ma che non rappresenta un reale pericolo per la persona. Il tecnico di radiologia, che svolge numerosi esami di risonanza al giorno, sa che entrare all'interno di una risonanza magnetica non c'è nessun pericolo. Si tratta solo di entrare all'interno di un tubo, rimanerci per 20 minuti e poi uscire. Ma il paziente questa paura la prova. Per il paziente questa paura è reale ed è qui, come tecnici di radiologia, dobbiamo avvicinarci al paziente, entrare in empatia, capire le sue difficoltà. Comunicando con un ascolto attivo, con il dialogo, si cercherà di trovare soluzioni per ridurre o eliminare le sue paure. Per concludere, il miglior modo per evitare brutte esperienze durante l'esame di risonanza magnetica è semplicemente parlare, è comunicare ed entrare in empatia. È un lavoro che deve essere fatto soprattutto dal tecnico di radiologia, ma anche dal paziente. Deve essere un momento di ascolto reciproco. Il paziente non deve avere vergogna, timore di dire, di dichiarare le proprie paure, e il tecnico di radiologia deve essere in grado di comprenderle, accoglierle e insieme trovare delle soluzioni per poter svolgere e portare a termine la prova radiologica. Con questo video non posso assicurare che potrà essere eseguito l'esame a chiunque. Sono cosciente che se un paziente è claustrofobico, un vero claustrofobico, avrà enormi difficoltà a portare a termine l'esame. Con questo modo di procedere sono sicuro che tante persone ansiose e spaventate potranno affrontare più serenamente un esame comunque molto complicato. La mia speranza e il mio desiderio sarebbe vedere pazienti che escano dalla risonanza magnetica riuscendo a portare a termine l'esame, e questo è molto importante. Per esperienza vi assicuro che numerosi pazienti che non conoscono l'esame di risonanza arrivano terrorizzati perché non sanno cosa li aspetta, ma alla fine dell'esame, uscendo dal magnete, mi guardano e mi dicono: "Tutto qui? Già finito?" con un sorriso liberatorio.
Alla fine risulta molto appagante se sono andato oltre il mio ruolo di tecnico di radiologia e sono riuscito forse non a rendere felice un paziente, si tratta pur sempre di un esame diagnostico, ma almeno a strappargli un sorriso. Se hai ancora qualche dubbio o domanda, non esitare a commentare qui sotto, ti risponderò il prima possibile. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di cliccare su mi piace. E se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Un saluto e a presto per il prossimo video.